E buonasera, siamo nuovamente live. Allora, facciamo le classiche operazioni nel frattempo che aspettiamo i partecipanti. Ciao a tutti, ciao a chi si è già collegato. Io, come al solito, mi prendo qualche minuto per controllare che sia tutto funzionante. E poi chi mi vuole fare anche la cortesia di confermarmi che si vede e si sente bene è cosa gradita. Allora, link per la diretta. Questo lo mettiamo qui. Questo lo chiudiamo. Poi. Questo qui va così. Ciao, ciao a tutti. Allora, condividi. L'ho fatto, condividi? Sì, condividi. Ragazzi, il primo che mi dà conferma che si vede e si sente. Ciao Pasquale. Ciao Jacopo. Mi vedete e mi sentite correttamente? Oggi puntata molto importante. Vediamo se riesco una volta per tutte a risolvervi i dubbi che avete sui paradigmi, su come si cambiano, su che cosa sono. Per cui condividete questa live, che ce ne saranno delle belle. Nel frattempo, se mi date anche conferma se, che si sente e si vede, mi fate anche una cortesia, che non so mai se parlo da solo o se effettivamente qualcuno mi sta ascoltando. Sì, perfetto, ottimo. Ottimo, allora diamo un attimo che si collegano anche i ritardatari. Io purtroppo ho sempre problemi con la riprogrammazione, con la programmazione delle dirette, per cui non riesco mai a farla partire, ne devo avviare sempre una nuova. Per cui diamo un attimo che si collegano un po' di persone, gli diamo il tempo di far arrivare le notifiche. E nel frattempo vi preannuncio che ciao Shaolin, che vi preannuncio che oggi, come ogni tanto mi capita per chi già mi segue da qualche tempo, vi condividerò un po' di materiali, un po' di materiali didattici che magari utilizziamo oggi per questa diretta. Grazie ai tuoi video sto consapevolizzando finalmente il senso profondo della frase 5% tecnica e 95% testa. Oscar, mi fa piacere, l'unica correzione che mi sento di dirti è che non è testa ma è mente. Attenzione a non confondere le due cose perché sono diverse. Però il concetto inizia a percepire che lo stai capendo. Quindi continua, non ti fermare e avanti tutta. Ciao Luigi, ciao a tutti ragazzi, dai, collegatevi un attimo. Oggi parliamo di paradigmi, parliamo in particolar modo del cambio di paradigma, che è una questione che crea abbastanza disagio. Io ricevo continuamente messaggi, approfondimenti, domande, quello che non è chiaro, quello così, quello che lo sa. Ciao Anto, per cui oggi vi ho preparato questa lezione e tra l'altro a breve vi condivido anche un link su Dropbox, dove potrete scaricare un PDF, niente di particolare, è una slide, per cui non vi preoccupate, che utilizziamo oggi per fare questa diretta, così avete anche un materiale a supporto che vi aiuta a comprendere meglio di che stiamo parlando. Come sapete è importante avere delle immagini, perché se no non riusciamo ad avere chiarezza dei concetti che cerchiamo di capire, per cui ogni tanto quando ci sono argomenti un po' più complicati vi do questi contenuti a supporto, così ci capiamo meglio. Ciao Cristian, ciao Dario, ciao a tutti. Come al solito non vi preoccupate se sentite le ambulanze, non è morto nessuno, o quantomeno non ancora. La casa in cui mi trovo in questo momento è abbastanza trafficata, per cui non abbiate paura. Va bene? Ok. Allora, quindi dicevo, oggi parliamo di paradigma, per cui aspetto ancora qualche istante che si colleghi qualche ultimo ritardatario, perché mi interessa sin dal principio chiarire un punto. Che so che è abbastanza complicato, per cui aspetto ancora qualche istante. Voi intanto scrocchiatevi per bene. Oggi ci facciamo una mezz'oretta di chiacchierata più o meno su come funzionano i paradigmi, su come si cambiano. Cerchiamo di capire una volta per tutte di che cosa si sta parlando. Vi porto qualche esempio concreto, così dopodiché, magari da domani, avete le idee un po' più chiare su questo discorso. Ok?
faccio anche un sorso d'acqua. Ciao Paolo. Volevo avvisarvi che questa è la tazza che ogni volta che viene mostrata genera una vendita, per cui se vi sentite manipolati e acquistate il corso è colpa della tazza, io non ho alcun tipo di colpa a riguardo. Ok, allora, bando alle ciance, ciancio alle bande. Allora, oggi parliamo di paradigma, parliamo in particolar modo del cambio di paradigma, per cui vorrei innanzitutto partire con un presupposto, con una base, con un punto di partenza. Chi si collega dopo lo recupera, evidentemente. Ciao Roberto, ti sente e si vede bene, ottimo. Perché chiaramente questo primo concetto che vado adesso ad esporvi è fondamentale per capire tutto il proseguio del discorso. Faccio questa premessa e dopodiché vi condivido il link di Dropbox, così avete il materiale, diciamo, digitale a supporto per questa lezione, se così la vogliamo chiamare. Se stai guardando questo video in differita e dovessi avere problemi ad accedere al link che metterò a breve di Dropbox, manda una mail a ufficiovmrconsulting@gmail.com che ti forniranno il link per poterla scaricare. Allora, partiamo da un presupposto. Che cosa sono o che cos'è il paradigma? Questa è sempre fonte di disagio, me ne rendo conto. Nel corso, diciamo, probabilmente della vostra esperienza passata, avevate iniziato a studiare e a capire che il paradigma fosse un qualcosa che si impiantava nel subconscio. Dopodiché, da qualche tempo a questa parte, sono arrivato io e vi ho iniziato a dire che in realtà, ciao Mirko, i paradigmi non si impiantano nel subconscio, i paradigmi non hanno niente a che vedere con il subconscio, per cui cerchiamo di capire un attimo questo concetto prima di tutto. Ciao Dario. Allora, il paradigma non è nient'altro che un modello, un framework, un box, chiamatelo come volete voi, attraverso il quale voi andate a rappresentare la vostra realtà o quello che per voi è la vostra realtà. Quando si parla di realtà, chiaramente non stiamo facendo riferimento al fatto che io vedo e ho una stanza, un muro e dei mobili all'interno di questa casa. Stiamo chiaramente parlando di sfere della vostra vita, come ad esempio quella personale, quella professionale, il fare soldi, l'avere il successo, non lo so, le relazioni con le persone, qualunque tematica che ha una rilevanza per voi o sulla quale voi prestate una certa attenzione, viene interpretata da voi stessi attraverso il concetto di paradigma. Ciao a tutti ragazzi, ciao. Scusate che disattivo un po' di notifiche. Ora, perché quindi c'è, vi sto raccontando, vi sto descrivendo il paradigma con questo concetto, ciao Lorenzo, quando invece molto probabilmente se avete seguito i recenti anni, gli ultimi anni, diciamo, di Bob Proctor, il paradigma sembra essere un qualcosa che ha a che fare con la nostra mente subconscia. Beh, allora, ci sarebbe da fare una lunga digressione e per questa chiaramente non posso far altro che rimandarvi alla parte teorica di Immagine Vincente, dove tutto quanto è spiegato nel dettaglio e vi togliete tutti i dubbi possibili e immaginabili. Però quello che voi dovete capire è che il concetto, il paradigma, è un concetto che nasce negli anni 60 attraverso Thomas Kuhn. E dopodiché questo concetto viene portato avanti ed è oggigiorno il concetto che si utilizza in psicologia, che è appunto quello di framework, di modello, che serve per descrivere una certa realtà. Quindi a questo punto la tematica che crea confusione è: ok, ma perché se tu mi stai dicendo che il paradigma è un qualcosa che si utilizza per rappresentare la realtà esterna, perché ne parliamo della mente? Beh, senza voler entrare, diciamo, a fare polemiche piuttosto che ci interessano il giusto, la relazione che c'è tra paradigma e mente, in particolar modo mente subconscia, qual è? Che, come ci dice lo stesso Bob Proctor, il paradigma non è nient'altro che una moltitudine di abitudini. Quindi il paradigma è un gruppo di abitudini, ok? Queste abitudini, come dice lo stesso Bob Proctor, che cosa sono? Sono delle idee che si sono impiantate nel nostro subconscio. Quindi questo è qua significa che noi durante il nostro percorso di crescita, fin da quando praticamente siamo bambini, ciao Giuseppe, che cosa facciamo? Entriamo in contatto con delle idee e queste idee, o perché magari ce le dicono i nostri genitori, o perché ce le dicono a scuola, o perché magari ne entriamo in contatto in tutti i modi possibili e immaginabili, possono impiantarsi nel nostro subconscio. E quando un'idea si impianta nel subconscio diventa un'abitudine. Che cosa vuol dire un'abitudine? Significa che da quel momento in poi le nostre azioni, i nostri comportamenti saranno causati da queste abitudini e per noi non sarà neanche necessario avere alcun tipo di sforzo, non dovremo preoccuparci di compiere una certa azione perché questa sarà naturale, sarà ovvia. Quindi
sarà appunto coerente con le abitudini che abbiamo. Ora, qual è il tema? Che le abitudini non sono tutte le stesse. Abbiamo visto già in qualche video precedente che ci sono tre diverse tipologie di abitudini: le abitudini personali, le abitudini comportamentali e le abitudini credenziali, e sono queste ultime che vanno a definire quelli che sono i nostri paradigmi. Ora, se noi volessimo, diciamo, comprendere il concetto di paradigma facendo un esempio pratico, il modo più semplice per descriverlo e per capirlo è quello di immaginarsi di avere un paio di occhiali. Quindi voi siete seduti nella vostra casa, vi mettete questo paio di occhiali che avranno, ad esempio, delle lenti colorate di arancione, e che cosa succede? Che tutto quello che vi sta intorno chiaramente avrà una sfumatura di arancione. Tutto quello che vedete nella vostra realtà ha un colore arancione o una sfumatura di arancione. Che cosa succede se voi andate a cambiare le lenti di questi occhiali? Se dall'arancione le passate al verde, che tutto quello che fino a quel momento prima era di sfumature arancioni, all'improvviso ha delle nuove sfumature. Sembra qualcosa addirittura di diverso, perché adesso ha un colore tendente al verde. Questo concetto, quindi il cambiare la lente dall'arancione al verde, è quello che di fatto rappresenta e descrive il concetto di cambio di paradigma. Ora, qual è quindi la tematica che vi vorrei spiegare oggi? Vi vorrei fare un esempio pratico che sicuramente è un esempio della vostra vita vissuta. Sono sicuro che vi sarà capitato che sarete o che in questo momento siete in questo percorso di cambiamento, di paradigma, con appunto un esempio pratico. E da questo punto di vista, vi condivido, un link. Datemi giusto un istante. Vi condivido un link che è un PDF su Dropbox che potete scaricare ora, potete scaricare dopo, fate voi come volete, è indifferente, ma io vi consiglio di guardarlo adesso insieme perché, come dice lo stesso Bob Proctor, quando noi abbiamo delle immagini che possiamo utilizzare per comprendere un certo concetto, è chiaro che è tutto molto più, diciamo, comprensibile e da capire. Meglio stare all'arancione che al verde barbolato. C'è, hai ragione, Shaolin, meglio stare all'arancione, assolutamente sì. Per cui vi ho messo questo link, spero che non ci siano problemi di accesso, come è successo l'ultima volta, e vi do qualche istante per scaricarlo. Nel frattempo mi sistemo anche la schermata così riesco a leggere i vostri commenti. E vi racconto un attimo in che cosa consiste il cambio di paradigma. Quindi fatemi sapere se siete riusciti a scaricare il PDF, se ci sono problemi. Così, se ci sono, li risolviamo al volo. In questo PDF che voi scaricate avete una rappresentazione, non vi preoccupate, non è niente di complicato, di quello che è il classico esempio di cambio di paradigma. Per cui avete una situazione iniziale, un prima. E poi avete una situazione successiva, quindi un dopo. Nel caso, questo diciamo è un esempio, chiaramente prendetelo come tale, per cui non sto dicendo che la realtà deve essere per forza in questo modo, né tantomeno che tutti quanti avete avuto questo tipo di passaggio di credenze. Io non vedo il link, lo provo a rimettere. Se avete problemi, scrivete a ufficiovmrconsulting@gmail.com. Ciao Stella, ogni volta che metto questi link di Dropbox non so perché si creano sempre confusioni e casini, per cui se avete problemi scrivete una mail che ve lo faccio mandare. Allora, dicevamo, in questo schema puoi mostrarla un attimo in video? No, Dario, non riesco perché sono dal telefono. Per cui se avete difficoltà a scaricare il PDF, mandate una mail a ufficiovmrconsulting@gmail.com e riceverete poi il PDF, non vi preoccupate. Ve lo metto magari anche nella descrizione della live. Quindi, per chi invece è riuscito a scaricare il PDF, abbiamo sostanzialmente, come dicevo in precedenza, due situazioni. C'è una situazione iniziale e c'è una situazione finale, successiva. In mezzo c'è quello che appunto è definito il cambio di paradigma. Proviamo a capirci qualche cosa. Allora, la rappresentazione della mente sicuramente la conoscete un po' tutti quanti, la stick person, mente conscia, mente subconscia, c'è il corpo che compie azioni, ottiene risultati. Da questo punto di vista non mi soffermo più di tanto perché so già che questi discorsi li conoscete. Se avete fatto il corso gratuito, sicuramente conoscerete anche il concetto, o quantomeno gli elementi che sono presenti nella nostra mente subconscia, per cui le tre categorie di abitudini di cui parlavamo in precedenza, le abitudini comportamentali, le abitudini credenziali, le abitudini personali, e poi c'è un pallino nero che rappresenta la nostra immagine. Tutte le abitudini che si impiantano nel nostro subconscio si impiantano perché devono essere, perché sono coerenti con questo pallino nero, con quella che è la nostra immagine. Ora, che cosa succede? Che attraverso le nostre abitudini credenziali noi andiamo a creare quella che è la nostra rappresentazione della realtà. In questo esempio,
che ripeto, vuole essere soltanto dimostrativo, per cui non sto dicendo che sia effettivamente così per tutti quanti, è solo un esempio. Andiamo a descrivere quello che a me piace chiamare come il paradigma del successo, cioè il modo in cui ogni persona pensa, che si possa avere successo da un punto di vista economico nella propria vita. Molto probabilmente, ciao Giuseppe, la maggior parte di noi, soprattutto magari quando si trovava a scuola, quindi nel periodo di crescita, aveva sentito, si era convinta che per avere successo fossero necessarie delle attività, delle azioni, come ad esempio quella di andare a scuola. Per cui tutti quanti siamo cresciuti con quest'idea che bisogna andare a scuola, bisogna studiare, se non studiamo, se non andiamo a scuola, probabilmente non riusciremo ad avere un buon lavoro e quindi di conseguenza non riusciremo a raggiungere il successo professionale. Un altro concetto che probabilmente molti di voi conoscono è che era necessario trovare un posto fisso. Perché chiaramente lo step successivo dopo aver fatto la scuola qual era? Trovare un posto fisso, parcheggiarsi lì e a quel punto siamo tranquilli, abbiamo raggiunto il nostro successo. Ora, perché vi sto raccontando queste due abitudini credenziali? Perché quello che voi dovete capire è che un paradigma, come dicevamo in precedenza, è sì una moltitudine di abitudini, quindi ci saranno diverse idee che vanno a rappresentare il 100% del paradigma. Ciao Johnny, ma ogni paradigma in realtà ha delle credenze basilari, fondamentali, chiamatele come volete voi, che sono proprio le radici su cui si basa l'intero paradigma. Io faccio sempre l'esempio religioso perché dal mio punto di vista è quello che si comprende più facilmente. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che qualsiasi religione è di fatto un paradigma. Perché questo? Perché un cristiano vedrà la realtà in un certo modo perché si basa su quelle che sono le credenze della sua religione, un musulmano lo vedrà in un altro modo, ma il concetto al quale si riferiscono è lo stesso. E che cos'è che caratterizza la religione cristiana piuttosto che musulmana, eccetera? Delle idee, dei concetti che non si possono mettere in discussione. Sono delle verità assolute che nessuno può mettere in discussione e che in alcuni casi non si possono neanche dimostrare. Per cui se voi andate a chiedere a un cristiano perché ci si comporta in un certo modo, perché si fa una certa cosa, molto probabilmente andrà a ritroso in quelle che sono le sue credenze fino ad arrivare a che cosa? Alle sacre scritture, alla Bibbia. Vi dirà è perché è scritto in questo modo nella Bibbia. Quindi nell'esempio che vi sto portando in questo PDF, il concetto che vorrei che fosse chiaro è che la maggior parte di noi, se non quasi il 100%, probabilmente in un momento della sua vita credeva che la possibilità di avere successo nella nostra vita professionale dipendesse da delle basi fondamentali che non si potevano mettere in discussione, perché era con queste idee che eravamo cresciuti, che ad esempio molto probabilmente potevano essere che la scuola è importante, che bisogna trovare un posto fisso, piuttosto che altri concetti, ripeto, è un esempio, per qualcun altro potrebbero essere gli altri, però. Il concetto è che questo paradigma con il quale voi rappresentavate il successo professionale si basava su delle credenze basilari che non si potevano mettere in discussione. Che cosa è successo? Molto probabilmente la maggior parte di voi, se si trova anche qui a diciamo, guardare le mie dirette piuttosto che le dirette di qualche altro formatore, è perché attraverso un processo, riprogrammazione mentale, che cosa ha fatto? Ha iniziato a modificare quelle che erano le sue credenze basilari su cui si poggiava il loro paradigma del successo. Avete iniziato a sentire il formatore italiano, avete iniziato a sentire il formatore inglese, avete visto che c'era il business A, che c'era il business B, che non era necessario fare quello che fino a qualche tempo prima vi avevano detto era l'unica cosa da fare. E con questo processo che adesso vi vado a raccontare, si è creata una nuova situazione, quella che è molto probabilmente la vostra attuale situazione. Cioè, voi siete la stessa persona, ma semplicemente alcune abitudini credenziali sono cambiate. E quali sono in che cosa sono cambiate? Beh, molto probabilmente oggigiorno voi pensate che per avere successo, ripeto, stiamo parlando dell'ambito professionale e non voglio dire che sia per forza per tutti così, ma molti sicuramente ritengono che per avere successo sia necessario studiare da dei formatori. Possibilmente sono i migliori, i top guru in assoluto, ok? Se io voglio fare un certo business, vado dal miglior formatore di quel business. Oppure un'altra idea con la quale siete sicuramente entrati in contatto e che in questo momento rappresenta una vostra verità è che in ultima istanza, per avere successo, quello che dobbiamo fare è trovare un modo per fare soldi, trovare un business online che ci permetta di fare che cosa? Di passare da quella realtà che ci avevamo descritto fino a qualche tempo fa, cioè studiare il posto fisso, in una realtà diversa che è magari quella dell'imprenditore, della libertà finanziaria, del poter fare quello che vogliamo, dell'avere soldi schiacciando i tasti, eccetera, eccetera, eccetera.
Ora, com'è possibile che la stessa persona che magari per 15, 20, 30 anni è cresciuta e si è formata e si è convinta sempre di più che per avere successo era necessario la scuola e il posto fisso, nel corso di mesi, se non anni, cambia radicalmente e si convince che adesso per avere successo serve studiare dai migliori formatori, serve magari fare un business online, eccetera, eccetera. Beh, il modo in cui ciò accade è di fatto quello che è successo a ognuno di voi. Quindi l'invito che vi faccio a capire come effettivamente funziona il cambio di paradigma, il modo più semplice in assoluto è guardare la vostra esperienza. Perché? Perché quello che è successo è che voi, senza neanche rendervene conto, avete fatto la ripetizione. Cioè, che cosa avete fatto? Avete iniziato a immergervi in contenuti audio, scritti, testuali, che erano presenti online e che vi raccontavano una nuova realtà. Avete iniziato a seguire quel formatore che vi raccontava del marketing online. Avete iniziato a vedere che c'erano magari altri studenti che lasciavano recensioni positive di un certo corso che spiegava come fare un certo business. Avete iniziato a vedere magari il vostro amico di strada che ha iniziato a fare un certo business, ciao Robby, e che vi diceva che effettivamente era possibile fare i guadagni XYZ. Ecco, a furia di stare in contatto con queste idee e di ripeterle, quello che è successo è che voi avete cambiato le vostre abitudini credenziali e in ultima istanza avete cambiato quello che era il vostro paradigma del successo. Da questo concetto ci sono due punti molto importanti che dovete portarvi a casa e che vi permettono di avere chiarezza su quella che è la tematica della riprogrammazione mentale. Il primo è che, come vi invito a fare, come ho detto in precedenza, andando a vedere la vostra stessa esperienza, ciò che emerge è che la riprogrammazione mentale non è stato qualcosa di difficile. Non è stato qualcosa per il quale avete dovuto combattere ardentemente, perché in realtà, senza neanche rendervene conto, a furia di fare immersione di contenuti, vi siete convinti di una realtà diversa. Magari per qualcuno questa realtà è più nitida, è più viva, si può meno mettere in discussione, per qualcun altro ancora che magari si trovi in questo percorso è un qualcosa di nuovo che sta cercando di metabolizzare, del quale sta cercando di convincersi, ma in realtà è proprio da questo esempio che ci rendiamo conto che, come non sia necessario scrivere frasi costantemente su un foglio di carta, non sia necessario fare affermazioni, non sia necessario addormentarsi con degli audio. Ripeto, andate a guardare la vostra stessa esperienza e rendetevi conto di quello che è stato il cambiamento che voi stessi avete fatto. Ma c'è un altro punto che è ancora più fondamentale, che secondo me dovreste iniziare a ragionare. Ossia, voi avete cambiato il vostro paradigma, per cui un anno fa, giusto così per fare un esempio, eravate in questa idea che per avere successo bisognava avere il posto fisso, bisognava aver studiato e tutte queste belle storielle. E la domanda che vi faccio è: ma in questa realtà, che per voi era appunto un qualcosa che non si poteva mettere in discussione, voi avevate raggiunto il successo? Voi eravate il dipendente che guadagnava di più? Voi eravate il top, il migliore? Eravate a metà classifica? Eravate il più scarso di tutti? Dove eravate? E la domanda che vi faccio adesso è: nel momento in cui avete cambiato queste abitudini credenziali, avete creato una nuova realtà dove chi lavora da dipendente è uno stupido, chi va a scuola non ha capito niente perché bisogna fare l'imprenditore online e studiare dai top formatori. In questa nuova realtà che adesso non si può più mettere in discussione, dove siete posizionati? State avendo successo o continuate ad avere gli stessi insuccessi? Continuate ad essere a metà classifica o addirittura siete gli ultimi della graduatoria? E perché vi sto dicendo questo? Per farvi ragionare su un concetto che, come continuo a ripetere, il cambio di paradigma è sì necessario, perché chiaramente se noi vogliamo ottenere dei risultati, li possiamo ottenere soltanto se la realtà nella quale pensiamo di vivere è coerente con questi risultati. Ma il punto più importante di tutti è che se voi non avete la giusta considerazione di voi stessi, se voi non avete l'immagine vincente, cioè se voi non vi vedete come la persona che è in grado di raggiungere un certo risultato, anche il cambio di paradigma non risolve il problema. Perché esattamente come magari eravate lo studente che prendeva 7 ma non riusciva a prendere il massimo dei voti, e poi più successivamente siete stati il dipendente che magari aveva, non lo so, un ruolo manageriale ma non riusciva a diventare dirigente, non riusciva a guadagnare cifre molto più alte, ecco che adesso in questa nuova realtà in cui vi siete andati a posizionare, continuate ad avere gli stessi risultati. Gli stessi identici risultati. Quindi, da tutto questo concetto, qual è in ultima istanza il discorso che diciamo, l'essenza che vi dovete portare a casa e su cui dovete ragionare? Che la riprogrammazione mentale è un processo, ci sono delle tecniche e degli esercizi che si possono fare per agevolarla e facilitarla.
Non c'è niente di magico, ciao Elia, ciao Francesco, non c'è niente di strano, non c'è niente per il quale sia necessario buttare il sangue e l'anima, perché siete voi stessi l'esempio di quello che vi sto appena dicendo. Detto questo, il cambio di paradigma non è l'unica cosa che dovete fare. Anzi, vi dirò di più, che molto probabilmente quello che succede è che le persone, quindi voi che in questo momento avete costruito, state costruendo questa nuova realtà nella quale operate, è perché in fondo voi già vi sentivate diversi dalla realtà in cui eravate. Probabilmente voi vi sentivate a disagio in ufficio con i vostri colleghi, o magari vi sentite ancora in questo modo. Probabilmente voi pensavate di essere in grado di poter fare dell'altro. Probabilmente voi pensavate che era possibile fare dei lavori diversi, guadagnare molti più soldi di quelli che ci dicevano era possibile fare come dipendente. Per cui in realtà questo qua significa che il cambio di paradigma non è neanche la cosa più difficile. Non è neanche la cosa più difficile. Perché la realtà la potete ricreare in maniera agevole facendo immersione. Non c'è altro. Non c'è veramente altro. Il cambio di paradigma è la cosa più stupida, passatemi il termine, che si possa fare. E vi invito, come vi dicevo già ieri, di andare a riguardare quella che è l'esperienza che lo stesso Bob Proctor ci racconta. Che cosa aveva lui? Due cuffiette e si continuava a sentire un audio di Air Nightingale, The Strange Secret, dove che cosa accadeva? Venivano continuamente ripetuti una serie di concetti. In The Strange Secret, Air Nightingale ci dice che una persona di successo è una persona che ha certe caratteristiche. Adesso non vi voglio raccontare tutto il discorso, anche perché il corso lo potete comprare sul sito di Nightingale, non mi va di spoilerare i contenuti degli altri. Ma i concetti, diceva, le persone di successo sono persone che hanno certe caratteristiche. Per avere successo bisogna fare certe cose. La maggior parte delle persone non pensano. E questi concetti, questa moltitudine di idee che quando si impiantano nel subconscio diventano abitudini, ci portano a creare il paradigma. Ok? Ciao Sonia. Quindi è questo il concetto che voi dovete capire. Moltitudine di idee per immersione. Cosa c'entra scrivere sul foglio di carta che è giusto, corretto, sacrosanto, etico, bellissimo fare XYZ? Non c'entra niente. Non c'entra niente. Tra l'altro, e vi do quest'ultima mollichina e poi mi fermo, attenzione, perché il cambio di paradigma si basa sulle abitudini credenziali. Cioè sono delle idee che ci servono per raffigurare la realtà. Non si parla di noi, si parla della realtà. Per avere successo bisogna studiare. Non sto dicendo che io sono uno studente bravo. Sto dicendo che per avere successo bisogna studiare. Per avere successo bisogna avere un posto fisso. Per avere successo si può essere un imprenditore. Per avere successo bisogna studiare dal top guru. Non stiamo parlando di noi, stiamo parlando della realtà. È un qualcosa che ha a che fare con l'esterno. Quindi voi costruite questa realtà in modo che sia coerente con l'obiettivo che volete raggiungere. Ma se poi voi non vi vedete nel modo corretto, se poi voi non vi vedete come l'imprenditore in grado di guadagnare XYZ, lo studente in grado di prendere il massimo dei voti, il dipendente in grado di fare carriera, la persona che è in grado di perdere peso e qualunque altro sia il vostro obiettivo, beh, voi avrete fatto un lavoro per cambiare la vostra realtà che però non vi porterà il risultato. Ma non è che qui non funziona la riprogrammazione mentale, è che voi non avete capito cosa state facendo. Ok? Faccio un sorso così se ci sono domande rispondo. Per chi si fosse collegato successivamente, ho messo prima in chat un link di Dropbox dove avete un PDF che vi serve, che è quello di cui stavo parlando. Se non trovate il link, mandate una mail a ufficiovmrconsulting@gmail.com e ve lo fanno avere. In ogni caso lo rimetto, così magari chi si è collegato dopo lo riesce anche a scaricare in diretta. Quindi ragazzi, per favore, smettetela di pensare che stiamo parlando di magia, di cose voodoo, di cose strane, di cose paranormali, cioè uscite da queste idiozie che non vi portano alcun tipo di risultato. Dovete capire di che cosa stiamo parlando. E per capire di che cosa stiamo parlando, lo dice lo stesso Bob Proctor quando ci racconta come funziona la mente, vi servono immagini. Per cui partite da questi schemini che vi sto fornendo. Iniziate a capire quali sono i legami. Studiatevi il corso gratuito, 4 ore, che vi spiega per filo e per segno alcuni concetti molto importanti e dopodiché fate azioni. Dopodiché
Dopodiché compratevi immagine vincente, iniziate a lavorare sulla vostra persona, iniziate a migliorare la visione che avete di voi stessi, assicuratevi di essere in un paradigma o in dei paradigmi che vi permettono di raggiungere i vostri obiettivi e agite senza perdere tempo, perché state perdendo tempo. Ciao Fabio! Ok, quindi io spero che adesso sia un po' più chiaro questo concetto di che cosa significa cambiare il paradigma, che ripeto, non è niente di paranormale, niente di strano, è semplicemente avere un modello e utilizzarne successivamente un altro per descrivere una certa realtà. Punto. Fine. Non c'è niente di difficile, niente, niente di strano, niente di forzoso. Ripeto, andatevi a riguardare quella che è la vostra stessa esperienza. Andatevi a guardare la vostra stessa esperienza e valutate voi stessi quello che avete già fatto in passato per cambiare i vostri paradigmi. Non c'è da buttare sangue, non c'è da vomitare, non c'è da fare niente di tutto questo. Magari la prossima volta, perché adesso non ce l'ho sotto mano la slide, leggiamo anche insieme il primo paragrafo, il primo capitolo di Psycho Cybernetics. Lo vedete voi stessi. Non è niente di forzoso, assolutamente. Diventa forzoso quando non sapete cosa state facendo e quando provate a impiantare delle idee che non sono coerenti con la vostra immagine. Ecco perché questo dovrebbe essere un percorso che vi fate di pari passo. Perché se voi prendete delle abitudini credenziali che vi permettono di creare una certa realtà, ma che non sono coerenti con la vostra immagine, cercate di applicare questa forza di volontà per convincervi, ma non ci riuscite. E in ogni caso, anche quando create questo nuovo paradigma, non vi vedete come una persona in grado di raggiungere questo obiettivo. Ecco perché, porca miseria, come dicevo ieri, continuate a comprare corsi. Perché continuate a comprare corsi? Perché vivete ancora con questa idea che per avere successo bisogna studiare. Quindi il ragionamento che voi fate è: no, io non ottengo risultati perché non ho le informazioni, perché mi servono le competenze. Quindi continuo a comprare corsi, perché compro il primo corso e non ottengo risultato. Allora no, mi manca un'altra competenza, allora compro il secondo corso. E stesso discorso, allora compro il terzo corso, il quarto, il quinto, diventate acquirenti seriali di corsi, non cambia mai niente e vi continuate a far intortare con questa idea che vi manca la competenza particolare, che sono venuti dall'America per raccontarvi il segreto che nessuno conosceva. Ciao Alessandro, non è così, non è assolutamente così. Se voi avete già comprato dei corsi, e mi riferisco a modi di fare soldi online, significa che molto probabilmente il paradigma in questa area ce l'avete già corretto, perché se voi foste di un'idea diversa, i corsi non li comprereste. Al massimo può succedere, ed è una cosa che mi rendo conto non è da sottovalutare, che magari qualcuno di voi cerca di convincersi, ma non ha ancora metabolizzato appieno. E da questo punto di vista, cioè il modo più facile per rendervi conto se questa realtà che voi vedete è effettivamente solida e concreta o è soltanto basata sulla vostra speranza, è cercare di capire qual è la vostra reazione rispetto alla realtà stessa. Mi spiego meglio. Se io oggi vi dicessi la Terra è tonda, nessuno farebbe una grinza, ci direbbe sì, vabbè, grazie al piffero, certo che la Terra è tonda. Ma se io vi dicessi la Terra è piatta, tutti quanti inveirmi contro, ma che stai dicendo? Lo sanno tutti, è così, è cosà, bim bum bale giù. Ecco, se voi avete lo stesso atteggiamento per questa realtà nella quale volete vivere, che potrebbe essere quella di avere il successo online o di un business specifico online o di fare l'imprenditore e compagnia cantante, allora vuol dire che le abitudini credenziali sono impiantate in modo corretto, che la visione del vostro paradigma è corretta. Non dovete fare più niente da questo punto di vista. Non è che questo paradigma si può rinforzare. La vostra realtà ce l'avete già. Dovete lavorare su voi stessi. Lavorate su voi stessi, cambiate la vostra immagine e vedrete che in questa realtà che avete già costruito ottenete risultati. Anche scrivere sono felice o contento di, secondo me, è problematico. Come si fa ad agganciare un risultato ad un'emozione non ben definita o tipo visualizzare la felicità? Certo, Sonia. Ne avevamo già parlato in qualche puntata precedente, ma lo ripetiamo perché la ripetizione serve, come ormai sapremo, come ormai sappiamo. Scrivere l'affermazione è la cosa più inutile che possa esistere. Lo ripeto, lo sottolineo e mi assumo la responsabilità di questa frase. Scrivere l'affermazione su un foglio di carta è la cosa più inutile, inutile che potete fare. Non serve a niente.
E non c'entra che la scrivete con la mano destra, con la mano sinistra, con il piede, con la bocca, battendo le mani su un piede, su un piedistallo, salite sulla Tour Eiffel per scrivere questa cosa. Non c'entra niente. Non c'entra niente se gli mettete i punti giusti, non c'entra niente se gli mettete delle virgole, non c'entra niente se è una riga o due righe, non c'entra nulla. Zero. Zero. Chi ha comprato Immagine Vincente lo sa a cosa serve la scrittura. Sa quali sono gli esercizi da fare e sa benissimo che quello che va fatto serve esattamente per quello che sta chiedendo oggi Sonia. Scrivere non serve tanto per fare, non serve per impiantare niente. Perché come vi ho già dimostrato, le abitudini credenziali le impiantate con l'immersione. Guardate la vostra esperienza. Scrivere serve per avere quelle informazioni necessarie per lo step successivo del processo di riprogrammazione. Lo step successivo è un processo. Non è una singola attività. Quindi, come fa a notare giustamente Sonia, se voi scrivete sono felice e grato che guadagno 10.000 euro al mese, e tra l'altro lo scrivete di continuo, quindi diventa una cosa meccanica, come fate a provare le emozioni? Come fate a fare la visualizzazione? Come fate a creare delle immagini che descrivono questo concetto? Vi ho appena fatto vedere con questa slide, ciao Valerio, e chi non ce l'ha mandi una mail che gliela facciamo avere, ufficiovmreconsulting@gmail.com. Vi ho appena dimostrato che se voi non avete immagini chiare del concetto di cui stiamo parlando, il vostro cervello non vi permette di processare in modo corretto le informazioni. Quindi quando il vostro unico sforzo è scrivere sono felice e grato per questo e quest'altro, ma lo capite che non state facendo un tubo? State sprecando carta, inchiostro, fatica, per niente. Per niente. E lo torno a ripetere. Lo torno a ripetere. Non serve a nulla. A niente. E chi ha comprato Immagine Vincente lo sa. Quindi, come dico sempre, volete applicare? Perché il tema alla fine è questo. Ci vogliamo prendere in giro? Volete fare gli acquirenti seriali dei corsi o volete cambiare la vostra vita? Perché se volete cambiare la vostra vita è vostra responsabilità sapere quello che state facendo e non andare per sentito dire. Perché se vi mancano le basi non potete applicare, ma questo in qualunque cosa della vita. Come se voi un giorno vi foste messi dentro la macchina senza aver mai fatto una lezione di guida, senza mai aver avuto l'istruttore, mettete delle chiavi con l'ambizione di andare in autostrada. Ma che cosa sarebbe successo? Che cosa sarebbe successo se nel ciao Massimo, se nel business XY che magari in questo momento state facendo, invece di acquistare il corso e raccogliere informazioni e capire di che cosa si tratta, vi foste lanciati all'arrembaggio? Che cosa sarebbe successo? Un fallimento. Allora, o diciamo, vi partire dal presupposto che si è disposti a fallire milioni di volte fino a quando a furia di fare, capirete qualcosa, e allora va bene. Prendetevi tutto il tempo che vi serve e ci rivediamo fra 15 anni, se va bene. Oppure vi dotate delle informazioni necessarie, capite una volta per tutte questi concetti, vi dotate di un programma di esercizi, perché lo torno a ripetere, la riprogrammazione non è un esercizio, è un processo, c'è uno step, ci sono delle attività, ci sono tecniche diverse, esercizi diversi. Allora, se voi capite queste cose e le applicate, vedrete che cambierà tutto, tutto. Ciao amore, se voi non fate queste cose, continuate a sbattere la testa contro il muro. Ma a questo punto, ragazzi, ve lo dico veramente in maniera spassionata, lasciate perdere la riprogrammazione mentale, fate dell'altro. Cioè, se veramente volete fare le cose all'arrembaggio, fate dell'altro. È meglio, perché fidatevi, i fallimenti non fanno altro che aumentare ancora di più l'idea negativa che avete di voi stessi. Piuttosto, toglietevi da questa possibilità di fallire ancora una volta. Piuttosto, non fate niente. Per chi si è collegato adesso, ho messo un PDF che potete scaricare da Dropbox. Non ci sono virus, non c'è niente. È semplicemente uno schema che vi spiega, cioè che vi dettaglia graficamente quello che è il cambio di paradigma. Ciao Iari. Se avete problemi con questo link che rimetto nuovamente in chat, mandate una mail a ufficiovmreconsulting@gmail.com che ve lo facciamo avere. Ok? Quindi, io spero che non ho l'ambizione che adesso sia tutto chiaro, perché mi rendo conto che in 40 minuti di video, sentito magari la prima volta, questi concetti non potete metabolizzarli, è ovvio. Però spero che ci sia quantomeno un'idea che vi permetta di partire, che vi permetta di mettere in discussione le idiozie che state facendo. Perché vi assicuro che state sbattendo la testa contro il muro. E ripeto,
È vostra responsabilità capire di che cosa si sta parlando. Voi dovete smetterla di avere questo approccio passivo che le cose vi cadono dal cielo, perché non succede. Non succede, non arriverà mai nessuno che vi busserà alla porta e vi dirà: "Ah, Pippo Pluto, aspetta, fammi vedere, ma cosa stai facendo? No, no, guarda che così e cosà." È vostra responsabilità recuperare le informazioni. È vostra responsabilità capire cosa state facendo. È vostra responsabilità, in ultima istanza, i risultati che state ottenendo. Solo vostra. Però ragionate, ragazzi, ragionate, perché veramente vi fate intortare in una maniera assurda. Ripeto, andate indietro nella vostra esperienza. Come l'avete cambiato il vostro paradigma? Che magari fino a 5, 6, 7 anni fa, 10 anni fa, non lo so, eravate convinti che per avere successo bisognava andare a scuola e avere il posto fisso. Ora che siete in un'idea completamente diversa, che cosa avete fatto? Avete scritto tutto il giorno una frase? No, perché neanche la sapevate questo concetto. Siete entrati in contatto con delle nuove idee e a furia di fare l'immersione vi siete convinti di questa nuova realtà. Ce l'avete davanti agli occhi la risposta e ancora continuate a girare intorno, a scrivere frasi: "Ciao Gabriele, sono felice, sono grato, è etico, è così, è colà." Ma di che state parlando? Di che state parlando? Guardate la vostra esperienza, rendetevi conto voi stessi. Gabriele, se poi cioè, non so se riesci a recuperare il link più in alto, ma in ogni caso se manda una mail a ufficiobmrconsulting@gmail.com e ti danno il materiale didattico che stiamo usando per questa diretta. C'è uno schema che vi descrive come funziona il cambio di paradigma. Visto che crea sempre confusione, che questo cambio di paradigma è una delle parole più abusate sulla faccia della terra, il cambio di paradigma. Sembra che sia chissà che cosa, no? Uno si strappa i capelli se può per questo cambio di paradigma. È tutta la vita che cambia dei paradigmi, senza neanche sapere di che state parlando. Ragazzi, la riprogrammazione mentale è la cosa più naturale che ci sia in questo mondo, perché se così non fosse, da bebè, non vi sareste programmati in un certo modo. Cioè, i bambini, quando nascono, vengono programmati. Poi arrivate a 30 anni e vi convincete che per fare la riprogrammazione mentale bisogna salire sull'Everest. No! Ma se fosse così difficile, a 4 mesi, a 6 mesi, a 1 anno, a 2 anni, come l'avreste fatta la riprogrammazione mentale? Come? Ma quando eravate un bebè, che facevate? Scrivevate sui muri "sono felice e grato"? No, eppure non si sono impiantate lo stesso le vostre abitudini? Sì. Qual è stato il vostro problema? Che siete nati in un ambiente che purtroppo, ciao Nicolas, che purtroppo non vi ha dato le idee corrette. Ma adesso che avete 20, 30, 40 anni, non so quanti anni avete, vi dovete dare una svegliata. E dovete capire quello che dovete fare, non improvvisare, non andare per sentito dire: "Facciamo i test. Ah, Bob Proctor in quei 4 minuti di video ha detto così, adesso lo faccio pure io, vediamo che succede." Questa è una frase che mi fa impazzire, cioè veramente mi fa venire il bruciore di stomaco a sentire queste cose. Vediamo se funziona. Adesso provo così. Ma che state facendo? Grazie mille, prego. Ma che fate? Ma informatevi, cioè invece di giocare con la vostra vita. Quindi, schema di cambio di paradigma. Ciao Nicolas. Schema di cambio di paradigma. Qualche puntata fa vi ho dato anche lo schema di come si collegano tra di loro mente, paradigma, mindset e immagine di noi stessi. Fatevi il corso gratuito, lo ripeto, ci avete 4 ore di contenuto su Kajabi per capire una volta per tutte i punti di partenza della riprogrammazione mentale. Fatevi queste benedette, usate queste benedette informazioni, capiteci qualche cosa e dopodiché agite. Compratevi questo corso. E migliorate la vostra immagine. Domande? Dai, fatemi un po' di domande, perché tra un po' devo staccare. Prima che mi fate le vostre domande, ve lo ricordo ancora una volta, perché poi mi arrivano le domande come ieri. Adesso io non voglio fare il nome e il cognome perché la privacy prima di tutto, però porca miseria. Cioè, è un mese che vi spiego quattro cose. Ma mi puoi mandare la domanda dimostrando che non hai capito niente? Ma riguardati i video. Cioè, siete convinti che la ripetizione funzioni e non la fa però nessuno. Ho capito? Sì, hai ragione. E poi non lo fate. Ci sono i video gratuiti. Vi lamentate sempre che ci sono i corsi che costano 100.000 euro. Ci sono i video gratuiti e non ve li fate.
Sempre con questa maledettissima idea di trovare la soluzione facile. No, no, io non voglio fare sforzo. Schiaccio un tasto e divento ricco. Sì, va bene, vai. Mettiti le cuffiette, vai a dormire, dormi 8 ore che diventerai ricco. Tranquillo. Fate così. Fate così. Ciao Gianluca. Va bene scrivere, sono felice e grato ora che guadagno 10k al mese in maniera costante. Ecco, vabbè, Nicolas, ma tu mi stai prendendo in giro adesso, no? Cioè, volevi fare la battuta? Mi stai prendendo in giro? No, cioè, spero che sia uno scherzo, ragazzi. Se non è uno scherzo, è grave, eh? Tu ti sei appena collegato, mi sa. Vabbè, allora sei capibile. Nicolas, riguardati questo video. Cerca di capirci qualcosa perché sei totalmente fuori strada. Totalmente. Ragazzi, le abitudini personali non si impiantano facendo le affermazioni. Non si impiantano facendo le affermazioni. Io non so più come dirvele. Vi ho messo 4 ore di corso gratuito. Ma porca miseria, ma studiatevelo. Cioè, poi mi fate veramente innervosire. Cazzo. Cioè, c'è ancora gente che si... Va bene la frase così, ma non è che la virgola devo spostare. No, ragazzi, niente, cioè, mi manderete al manicomio. Mi manderete al manicomio per sta roba. Voi la dovete smettere. Cioè, io veramente vi vengo a prendere a casa e vi tolgo le penne e i fogli. Quant'è vero Dio, vengo a casa e vi tolgo le penne, le matite e i fogli. Maledizione. Maledizione a quel giorno che è passata sta idea che bisogna scrivere. Ma cosa cazzo scrivete? Cosa scrivete? Studiatevi, che non avete capito una fava di come funziona la mente e il processo di riprogrammazione mentale. E poi dopo, preoccupatevi di raccogliere i fogli e le penne. Non prima, dopo, perché non avete capito niente. Ora, non ce l'ho con Nicolas, però porca miseria. Cioè, c'è tutta sta gente completamente svalvolata a scrivere ste cazzo di frasi. È etico, è felice, di qui, ricco, bello. Ciao Matteo. Oh, ragazzi, veramente. Non ci siamo. Non ci siamo. Scaricatevi il PDF, cercate di capirci qualcosa, ragazzi. Io più che darvi le informazioni, veramente non so che cosa posso fare. Nella rappresentazione del subconscio c'è l'immagine di noi stessi, i paradigmi e il mindset, e poi c'è una quarta immagine a destra che non ho capito cosa è. Aspetta, Dario, nella rappresentazione del subconscio c'è l'immagine di noi stessi, i paradigmi e il mindset. Allora, Dario, nel subconscio ci sono quattro elementi. C'è il puntino nero che è l'immagine di noi stessi. Che poi magari domani faccio una diretta e vi spiego questa rappresentazione. Invece, le altre tre nuvolette sono le tre categorie di abitudini: credenziali, personali e comportamentali. Dario, non so se tu hai preso il corso gratuito, lì è spiegato esattamente le tre categorie e come funzionano e come ci si lavora. Dopodiché, il mindset e il paradigma, vorrei che fosse chiaro un concetto, non sono elementi della mente. Il mindset e il paradigma sono dei concetti esterni. Esterni. Cioè, vediamo se magari non sono io che non mi faccio capire. Se voi dovete cucinare una pizza, voi cosa fate? Che cosa fate quando cucinate una pizza? Prendete gli ingredienti e cucinate gli ingredienti. Non cucinate la pizza, perché la pizza è fatta di elementi, che si chiamano ingredienti. Ecco, la vostra pizza sono i paradigmi e il mindset. Quindi voi non lavorate sul paradigma o sul mindset. Lavorate sugli ingredienti, che sono le abitudini. Paradigma, abitudini credenziali. Mindset, abitudini personali. Tutte queste abitudini che noi vogliamo impiantare nel subconscio, le riusciamo a impiantare se sono coerenti con l'immagine di noi stessi. Ragazzi, questi contenuti ve li dovete interiorizzare. Se non li interiorizzate, voi la riprogrammazione mentale non la potete fare. E mi dispiace dirvelo, ma è così. Sì, Nicola, se non ti preoccupare, fatti il corso gratuito e cerca di capirci qualcosa. Ok. Domande?
Non mi ricordo, stavo dicendo un'altra cosa. Ah no, stavo dicendo, immagine vincente, avete due versioni a disposizione. La Silver che costa 999, che non ho capito per quale motivo siete tutti quanti, no, o la Gold o niente. Cioè, prima il corso costava troppo. Ora che vi ho messo a disposizione la versione base, no, tutti la Gold vogliono. Cioè, ragazzi, a me fa solo che piacere, comprare tutti quanti la Gold, va bene così. Però veramente, cioè, fate pace con il cervello ogni tanto, perché mi fate rincoglionire anche a me. Vi ho messo la Silver apposta per facilitarvi questo percorso, e tutti quanti no, o la Gold o niente. La Silver non è che è una versione brutta che è sbagliata, è un pezzo della Gold. La Silver vi dà tutta la parte teorica, e onestamente, visto la situazione in cui ci troviamo in questo momento, non è che non sia una cosa che vi serve, che non vi serve, anzi, anzi, cioè, voi non avete le basi. Voi volete fare la riprogrammazione mentale, ma siete a livello dilettanti. Senza le basi non la potete fare. Quindi nella Silver c'è tutta la parte teorica, tutta. Dopodiché potete fare l'upgrade in qualunque momento e prendere la Gold. Nella Gold, oltre alla parte teorica, vede anche la parte pratica e vede anche il workbook. Però ve ne prego, fate qualcosa, cioè raccoglietevi le idee. Se non avete le basi non le potete fare. Lo so, Dario, che dovete fare gli esercizi, ma ragazzi, cioè, voglio dire, cioè, io sono sempre stato molto trasparente e chiaro. A me è chiaro che conviene che voi vi comprate tutti quanti la Gold, per cui, cioè, potevo anche farmi i fatti miei e dirvi o la Gold o niente. Ma voi gli esercizi, se non capite la teoria, non li potete fare, perché sbaglierete. Sbaglierete. Quindi non vivete in questa angoscia. Perché tanto la Gold non scappa, sta lì, state sereni. Ma piuttosto che stare in questa cosa di quello ha detto così, scrivo una frase, adesso faccio un po' di immersione notturna, adesso mi metto allo specchio e ripeto. No, vi dovete fermare, perché non ci avete capito niente. Zero, nada. E va bene. Dai, mi avete fatto incazzare pure oggi, a posto, ho fatto pure oggi palestra due volte, prima nella palestra vera e poi per fare la live. Allora, vediamo se ci sono un po' di domande. Questo lo possiamo chiudere, per cui per chi si è collegato verso la fine, ufficio bmrconsulting@gmail.com per avere il PDF. Dopodiché, se non ci avete le informazioni sul corso, visto che poi mi scrivete anche queste cose, ci avete una bella pagina di vendita con tutte le informazioni, per cui vale la pena leggersele piuttosto che farmi sempre le solite domande. Ciao Vincenzo. E direi basta. Quindi, domande? Bisogna compiere azioni concrete, non ti innervosire. Almeno brucio. Almeno brucio un po'. E va bene. Quindi consigli la Silver così non si affretta di guardare gli esercizi, ma si studia molto molto bene la teoria prima. Mirko, quello che consiglio, cioè la vera cosa che consiglio è di non fare le cose alla cazzo di cane. Scusate ragazzi, eh. Cioè, perdonatemi il francesismo, ma non dovete fare le cose alla rinfusa. Quindi, se vi potete comprare la Gold perché non avete il problema a fare l'investimento di 2000 euro, ben venga, avete tutto quanto lì e potete fare quello che volete. Ma se avete problemi, piuttosto che stare fermi, che tanto comunque la teoria la dovete studiare, partite dalla Silver. Perché ragazzi, cioè, la situazione è angosciosa. Io, cioè, vi sto facendo una diretta al giorno, ma ve l'ho anche detto, a un certo punto dovrò chiudere i rubinetti perché devo seguire anche i ragazzi che hanno preso le consulenze, quindi non posso stare qui a continuare a ripetervi questi stessi concetti perché voi non ve li volete studiare. Quindi, piuttosto, se avete il problema che non riuscite a comprarvi il corso tutte una volta i 2000 euro, prendetevi la Silver, iniziate a studiare la teoria e dopo fate l'upgrade. Cioè, ve l'ho fatto apposta per aiutarvi. Scusa, mi sono arrivato adesso. Per il PDF ho già visto il corso gratuito. Per il PDF. Per il PDF. Vediamo se te lo riesco a dare al volo. Copia link. Ecco qua il PDF. Nuovo utente.
Poi vorrei capire se il tuo nome è nuovo o utente, ma lo capiremo un'altra volta questo. Chiunque tu sia, riguardati la diretta, abbiamo parlato del cambio di paradigma. Va bene. Qui notifica a destra e a sinistra. Ottimo. Domande? Che cosa non vi è chiaro sul concetto di cambio di paradigma? Approfittatene adesso, ragazzi, perché poi tra un po' non mi vedrete più in diretta. Approfittatene ora, fate le domande, non abbiate paura, non vi mangio, non vi mordo e soprattutto abbiate anche compassione perché poi mi scrivete i poemi. Io cerco di rispondervi, però ragazzi, cioè, a scrivere, cioè, testualmente, lo capite, cioè, mi raccontate la vostra vita e pretendete che io vi aiuti per messaggio, cioè, ora va bene tutto, però non si può. Quindi venite qua in diretta, fatemi le domande, spiegatemi un po' cosa non avete capito, così vi indirizzo e vi faccio avere le soluzioni. Ecco qua. Guarda qui quanta gente che si è appena collegata al corso. Tantissimo. Va bene. Ne approfitto per dirvi, per chi si sta iscrivendo al corso gratuito, di avere un attimo di pazienza perché l'attivazione degli account viene fatta manualmente, per cui stiamo cercando di adempiere a questa attività nel minor tempo possibile, però abbiate un attimo dateci un attimo di tregua. Attiviamo gli account il più velocemente possibile. Dopodiché, visto che mi sono arrivate anche queste domande, per quanto riguarda la spedizione del cartaceo, per tutti coloro i quali hanno comprato la versione Gold, ragazzi, arriva, non abbiate timore, tanto prima di iniziare a toccare il workbook dovete farvi il corso 3 volte. Quindi non c'è ansia, non c'è fretta, date il tempo che arriva. Purtroppo ci sono i tempi di stampa, i tempi di spedizione, i corrieri di mezzo, quindi date il tempo necessario, 7-10 giorni, il tutto arriva. Non abbiate fretta perché tanto dovete prima capire di che cosa stiamo parlando. Accettiamo in diretta anche questo. Ok, domande? Siete tutti quanti rincoglioniti stasera? Tutti pronti ad addormentarvi? O volete chiudere per andare a fare affermazioni? No, vero? L'avete capito che non dovete scrivere su fogli di carta che siete felici e grati, sì? Sono da mobile, non vedo il link del PDF, è un problema mio? Non lo so, mando una mail ufficio VMR Consulting, ufficio VMR Consulting@gmail.com e te lo mandano da lì. Cambio di paradigma è un argomento molto importante perché crea sempre un sacco di confusione, non si ha idea di che cosa bisogna fare per cambiare paradigma, sembra che sia una cosa fantascientifica, cioè super difficile, oh mio Dio, il cambio di paradigma, quando in realtà stasera vi ho raccontato e vi invito ancora una volta a recuperare i vostri ricordi, le vostre esperienze, è una cosa che avete già fatto tantissime volte nella vostra vita. Per cui uscite da questa, cioè io lo capisco perché voi avete questa necessità di complicare le cose. Ma perché questo? Perché siccome avete risultati che non vi soddisfano, cercate di trovare una motivazione a questo discorso con cose fuori dalla vostra portata. Perché così vi potete giustificare e dire non è che è colpa mia, non è che ho sbagliato io, no, è che è una cosa impossibile da fare, che bisogna vomitare. Oppure no, perché è un'informazione che hanno in America e quindi dovrò andare a quell'evento fra 4 mesi per recuperare questa informazione. Ciao Fabio, ti sei perso la spiegazione del cambio di paradigma. Ciao Christian, come stai? Ti sei perso la spiegazione del cambio di paradigma, per cui c'è un PDF, copia link, che è un materiale didattico a supporto, dopodiché ti consiglio di guardarti questo video, perché adesso chiaramente non abbiamo il tempo di recuperare tutte le informazioni. Però vi ho fatto uno schemino per permettervi di capire una volta per tutte che diavolo vuol dire cambiare il paradigma. Con un esempio concreto di vita vissuta, sicuramente una volta anche voi avete fatto questa esperienza. Ciao Katia, mi sa che non ti è arrivata la notifica anche oggi. Male Katia, sto scherzando. Abbiamo parlato del cambio di paradigma.
Quindi, se non ave se avete difficoltà ad accedere al link che vi ho messo in chat, mandate una mail, ufficiobmrconsulting@gmail.com. Guardatevi questa lezione perché il cambio di paradigma è una cosa importante che dovete capire, ma a 360 gradi, perché il tema non è soltanto cambiare il paradigma, ma è anche capire poi perché non raggiungete i vostri risultati. Perché ve lo torno a ripetere, se voi vivete in una realtà che è il vostro paradigma, che è coerente con l'obiettivo che volete raggiungere, ma voi vi vedete come una persona che non è in grado di raggiungere questo obiettivo, mi dispiace dirvi, ma non avete concluso niente. Per lo stesso motivo per il quale oggi siete un dipendente e non siete quello che guadagna di più, non siete quello più bravo, non siete quello che performa meglio, allo stesso modo se create una realtà in cui invece di essere dipendente dovete essere imprenditore, ma l'idea che avete di voi stessi non cambia, sarete l'imprenditore da media classifica o che non riesce esattamente come oggi siete nella stessa situazione nel fare il dipendente. Quindi studiatevi questo concetto, metabolizzatelo, accettatelo, oppure continuate a sbattere testa contro il muro, perché ragazzi, il lavaggio del cervello non ve lo posso fare. Come dice Bob Proctor, sta poi a voi e alle vostre facoltà intellettuali accettare o rifiutare un'idea. Ma io vi sto raccontando quella che è stata la mia esperienza di 2 anni da studente. La riprogrammazione mentale si fa in un certo modo perché è un processo. Smettetela di pensare che sia l'esercizio della frase che si scrive col punto, con la virgola, perché non c'entra niente. E riguardatevi questo video perché ne abbiamo parlato. E dopodiché dovete capire. Perché mi rendo conto che non ve l'ha raccontato nessuno, per cui è una cosa nuova, però porca miseria, cioè voi volevate fare la riprogrammazione mentale senza conoscere l'immagine di voi stessi. La più importante scoperta negli ultimi 60 anni nel campo della psicologia e voi la volevate totalmente disconoscere perché la riprogrammazione mentale eravate convinti che era io sono felice e grato che guadagno 100.000 euro al mese. Quando lo stesso Bob Proctor in tutti i paradigm shift vi racconta che lui ha fatto tutt'altro. Lui. Quindi ragazzi, queste sono le informazioni. Fate il vostro gioco. Più di così non so che dirvi. Ripeto, immagine vincente Silver 999 vi dà tutta la parte teorica e c'è una sezione di Q&A di quasi 3 ore dove ho cercato di rispondere alle domande più comuni. Stavo dicendo una cosa e non la dico. Sugli esercizi. Versione Gold 2000 euro, c'è tutta la teoria, tutta la pratica e il workbook che vi arriva a casa con tutto il programma di 90 giorni di esercizi. Come faccio ad accedere al corso gratuito? Puoi girarmi gentilmente il link? Ti giriamo anche il link. Questo è il corso gratuito. Benissimo, benissimo. Molto bene. Domande? Dai, fatemi le ultime domande perché poi devo andare, che anche oggi si è fatta una certa. Mi raccomando, studiatevi questa lezione. Il cambio di paradigma è una cosa importante. Ma non è l'unica. L'ipnosi la escludiamo a priori. Fabio, l'ipnosi non è che si esclude a priori. Ciao Alessandro, l'ipnosi la puoi fare, ma non puoi farla da solo. La riprogrammazione mentale la puoi fare in 3 modi. Lo shock emotivo ed evidentemente non è una cosa che puoi controllare, per cui se succede ben venga. Io per esempio sono stato fortunato, ne ho avuto uno abbastanza recentemente, circa un anno e mezzo fa. L'ipnosi chiaramente ti serve qualcuno, se no, se vuoi lavorare da solo, si va di riprogrammazione. Le tue info già stanno dando buoni frutti, come sempre, grazie. Le azioni cambiano, mi fa piacere. Grande Katia, quanto tempo hai impiegato per cambiare l'immagine di te stesso e quante per le abitudini credenziali? Dario, io l'immagine di me stesso l'ho cambiata 3 volte e ra racconto tutto nel corso. Le abitudini credenziali vanno di pari passo, quindi non sono due concetti a compartimenti stagni, vanno di pari passo. Tra l'altro facciamo una cosa, domani è giovedì.
Domani vediamo se riusciamo a fare un piccolo approfondimento, però piccolo perché poi le informazioni ve le prendete nel corso, su immagine di noi stessi e abitudini. Ma sono due concetti di vari passo, cioè non sono due cose a compartimenti stagni, cioè non è che voi potete lavorare, non è che se voi lavorate sulla vostra immagine non lavorate sulle abitudini, perché l'immagine è il risultato delle vostre abitudini. Quindi non sono cose staccate. Sono testimone dell'incredibile cambiamento. Esatto. Sei anche testimone di Geova. Così, ho deciso così oggi. Va bene. Io ho risposto alle vostre domande. Adesso devo ricongiungermi con la mia dolce metà. Quanto è pesante questa nuova attività di mentor? Quanto è pesante questa nuova attività di mentor? In che senso, Fabio? Quale nuova attività di mentor? Non ho capito. La mia, dici? Io non sto facendo il mentor. Io sono un'anima pia. Illumino di conoscenza l'Italia. Volevate fare la riprogrammazione mentale senza avere alcun tipo di informazione. E quindi la mia è un'opera di bene. Sto scherzando. O forse no. No, non è pesante. Non è pesante. Se sai di quello che parli, non è pesante. Dai, non fare il modesto. Ah, povero martire. Beh, sa, un martire, non un'anima via, un martire. Questa è la tazza che genera vendite, per cui vi sto manipolando in questo momento. Adesso qualcuno fa un acquisto. Va bene, è stato un immenso piacere ancora una volta. Per cui, chi ha problemi con il PDF, ufficio vmrconsulting@gmail.com. Chi si deve iscrivere al corso gratuito perché non ha capito ancora niente e sta ancora lì a scrivere che siete felice e grato, stai sbagliando, fatti il corso gratuito. Se invece sei già fatto il corso gratuito o se non vuoi perdere tempo, qui c'è il corso Immagine Vincente, Silver 999, Gold 2000 euro. Le differenze ve le leggete nella pagina perché le ripeto ormai da giorni. E basta così. Buon proseguimento, il maglione arancione genera vendite. Fabio, io ti dimostrerò invece che con il maglione blu genero più vendite. E detto questo, mi vado a ricongiungere con la mia dolce metà. Ciao a tutti!